Fra l'entusiasmo di centinaia di persone si materializza il primo passo verso la riconciliazione fra i movimenti palestinesi Hamas e Fatah. Il primo ministro Rami Abdallah, accompagnato da decine di ministri e funzionari, è arrivato a Gaza e la sua prima visita dal 2015, con l'obiettivo di concludere il passaggio del potere civile all'autorità palestinese che da 10 anni lo esercita soltanto sulla Cisgiordania. 2 settimane fa Hamas aveva annunciato la dissoluzione del comitato attraverso il quale dirige la striscia dal 2007. Eccomi a Gaza, in questa parte della nostra amata terra, per raggiungere la riconciliazione e l'unità nazionale e per porre fine alle ripercussioni della divisione e ricostruire Gaza in modo continuo e sensato. Domenica una delegazione dell'Egitto, mediatore nella riconciliazione fra Hamas e Fatah, era arrivata a Gaza e aveva incontrato il leader del movimento di resistenza islamica Ismail Haniyeh. Alla vigilia dello storico incontro, anche un gesto di distensione, Hamas ha liberato 5 militanti di Fatah che erano detenuti per aver messo a repentaglio la sicurezza interna a Gaza.